ho scoperto tre cose. Una l'avevo già scoperta a casa. Le tre piramidi principali, diciamo, almeno a mio parere, dal mio punto di vista, sono allineate come le stelle di Orione. È una consuetudine ormai, è una cosa da dimostrare, ma credo che sia ben visibile da satellite. Un'altra cosa molto importante ho scoperto stamattina. Sta lì. C'è una grossa pietra basale, forse la più grossa di tutte le costruzioni. Questa pietra basale ha il segno di ben tre lavorazioni con un trapano molto grosso. Così ci sono proprio i fori lavorati, scavati. È il segno che qualcuno comunque aveva un trapano quando le hanno costruite. Che si trovano all'interno di queste piramidi sono di un materiale diverso. Sono mediamente più piccole, di un colore differente, di un materiale differente. Si vedono proprio, questa magari no, però sotto si vedono, ci sono delle rocce di un altro materiale. È semplice, basta, qua non c'è bisogno neanche di toccare perché sono mezze crollate in alcuni punti e si vede che sotto ci sono le pietre più chiare di un altro materiale. All'interno sono mediamente più piccole e proprio differenti. Quelle esterne sono brunite, sono di quelle scure che si trovano ovunque, invece quelle interne ci sono almeno forse altri due materiali diversi. Bisognerebbe sentire da un geologo. Comunque ci sono pietre differenti all'interno. In questo punto ci sono anche delle pietre abbastanza grosse, ma dalle altre parti erano piccoline. Internet non si trova nessuna informazione. Ho provato a fare richiesta, ho mandato una mail al governo mauriziano, non mi ha neanche risposto. E molte delle persone che vivono qua, lavorano qua, non ne sanno niente. Addirittura non sapevano neanche che esistessero queste piramidi. Ok, allora, come dicevo prima, c'è una pietra, forse la più grossa di tutte le costruzioni, perché in realtà si tratta di pietre molto piccole. Questa è un po' più grossa, però adesso vi faccio vedere che ce ne sono un paio grosse e questa ha i segni di lavorazione con un trapano, sicuro. Eccoli qua. Questi sono i segni di lavorazione, tre. Si evince chiaramente che si tratta di una lavorazione con uno strumento ad alta velocità, sicuramente uno strumento tipo un trapano ad alta velocità. E mi hanno detto che questa pietra lavica, questa roccia lavica, sentite che è liscio proprio, magari dentro c'è qualche insetto, è proprio liscio, è proprio levigato, è perfetto, è un foro perfetto. E si tratta veramente di una lavorazione con uno strumento tecnologico, si capisce abbastanza bene. Purtroppo non si riesce più di tanto con questa videocamera a vedere, ma comunque è una lavorazione con uno strumento tecnologico e questo fa capire che comunque chi ha costruito le piramidi, queste piramidi, non era di sicuro uno stolto. Credo che siano tombe, secondo me sono luoghi sacri, non credo che abbiano la funzione di tombe, però ripeto, questa è una mia opinione. Toccherà sicuramente a qualcun altro valutare tutte queste cose, però la cosa importante è che qualcuno cominci effettivamente a studiarle e soprattutto a proteggerle, perché come possiamo vedere stanno andando in rovina, stanno andando veramente in rovina. I trattori qua quando passano fanno dei danni enormi. È un campo che viene coltivato con dei trattori, con dei mezzi agricoli molto pesanti, quindi provocano tutta una serie di movimenti. Anche qua il terreno probabilmente non è neanche molto stabile, non è neanche molto compatto,
e provocano grandi vibrazioni, grandi sollecitazioni alla struttura che immancabilmente cede. Quindi ripeto, se si riuscisse a stabilire con certezza un legame fra queste piramidi e quelle delle Canarie, ripeto, noi riusciremmo a dimostrare che esisteva appunto una civiltà, ma questa è lampante, esisteva una civiltà prima dell'arrivo degli arabi. Un'altra piccola considerazione: il governo mauriziano è latitante, non si vede, dovrebbero salvaguardare e in un qualche modo proteggere queste, tutelare e anche pubblicizzare queste vere e proprie perle dell'isola mauriziana, peraltro bellissima, con della gente fantastica, ma il governo latita, è carente, è proprio claudicante per quanto riguarda il settore dell'archeologia. E infatti si sono limitati a mettere delle targhe con scritto zona protetta dal governo mauriziano, si vedono, sono targhe bianche su ogni piramide, però non c'è niente sostanzialmente che impedisca alle persone di andare e prendere anche semplicemente un souvenir, un pezzo di roccia, o arrampicarsi magari in modo pericoloso, come io non ho assolutamente fatto. No. Assolutamente, nego tutto. Però queste cose dovrebbero essere sicuramente evitate, perché non tutti i turisti sono come il sottoscritto, che vengono qua, guardano, fotografano e si documentano. Molti turisti, la maggior parte, soprattutto quelli italiani, hanno una sfrenata mania di prendere e portare via qualsiasi cosa, che sia sabbia, conchiglia, roccia o sassolino. Quindi è potenzialmente molto pericoloso il fatto che non ci sia nessuno a guardia di queste piramidi, che non siano recintate o quantomeno, ripeto, che non ci sia una certa sorveglianza, perché potrebbero effettivamente essere più dannosi i turisti rispetto alle attrezzature agricole che utilizzano. Bene, abbiamo scoperto un'altra cosa molto, molto interessante. C'era un'ottava piramide. C'era un'ottava, non sono sette, ce n'era anche un'ottava, eccola qua, era molto più piccola delle altre sicuramente, indubbiamente, ma speriamo che non ci sia un bel serpentello. Nei campi di canna da zucchero ci può essere di tutto. Questa era un'altra piramide, adesso è diventata irriconoscibile per varie ragioni, un po' perché è diventata una discarica dei contadini, un po' perché, però si riconosce ancora la forma piramidale a gradoni, ormai distrutta, ma questa, io ci scommetto, era un'altra piramide, anche perché è a poche decine di metri dall'altra, è molto più piccola, molto più bassa, però questa forse ancora, qua cosa c'è? Forse ancora questa non l'aveva vista nessuno, nessuno l'aveva notata. Da satellite probabilmente si nasconde bene, perché come vediamo è coperta da vegetazione, ma questa era indubbiamente, è indubbiamente l'ottava piramide. Ovviamente non si vedono simboli, non si vede nulla, nessuna incisione, nessuna scritta, nessun bassorilievo, sono al grezzo, per così dire, sono al grezzo, però qua ci sono poi anche dei rifiuti gettati dagli agricoltori, però sicuramente questa è quella che si trova in condizioni peggiori, ma era sicuramente una piramide anche questa, ha proprio la forma rettangolare, la base rettangolare, era sicuramente una piramide. Ora, speriamo sempre non mi morda niente. Comunque questa era una piramide, si può vedere anche qua ci sono addirittura delle rocce un po' più grandi, e poi sempre all'interno c'erano sicuramente queste rocce più piccole. Quindi non è terra, non sono dei tumuli di terra, neanche questo, è roccia, e sicuramente questa, essendo più piccola,
è stata la prima ad essere distrutta dai trattori, è quasi irriconoscibile, ma era una piramide anche questa. 8, quindi siamo arrivati a 8, bisognerebbe cercare di riconoscere con una cartina alla mano, con una fotografia satellitare alla mano e una mappa, e le altre 5 a questo punto piramidi sicuramente corrispondono ad altre tante stelle. Sotto c'è una pavimentazione. Sotto c'è una forma molto primitiva di pavimentazione, probabilmente antichissima, distrutta dai mezzi, probabilmente anche mezzi cingolati che passano di qua. Quindi qua c'era una pavimentazione. Qua si riesce assolutamente a dimostrare che avevano delle strade, avevano dei muri, avevano delle piramidi. Eccola qua, questa è la pavimentazione accanto alle piramidi. Qua c'è qualcuno, lasciamo passare. Bonjour. Bonjour. Ho visto, se puoi tradurre, nelle altre parti dell'isola che hanno fatto la stessa cosa, però hanno fatto dei mucchi. Non hanno fatto delle piramidi, hanno fatto dei mucchi. Si pensi a faccio bel modo di te? Vuol fare dire come di mel. Faccio di mel. All'epoca. Quando comincia a rifugiare, andiamo in coros. Ok? Lascia man epirale, fai man ciros. Sa di burri, man pederos un sasso. Dopo diventa così, ha detto. Sì, però... Però io tu man bora, sa man bogia, sa mo sa te mo ki. Sa be sa man grabo. Ah, ki som chka le vek pagne. Après ça, quand mi se van travai po fonde, ne man koma. Quindi lui dice che ha fatto tutto con mano, le grosse e hanno messo dentro. Excuse me, they are waiting for me. Yes, we go to see the others. Pena problem anche te, perché le cose la saccia ci puoi usare, non arriva ci prova. È un altro proprietario. Non è lei il proprietario di quella. You are not the manager of this park was for the estate. Okay. And now sold it to small planters, individuals. Okay. Ma pure no? Siamo in ciclo a te la stessa. Ok. Sac individuale in ciclo.